È una terra da scoprire, ecco uno dei motivi perché noi siamo presenti oggi qua con uno stand che vuole offrire la possibilità di far conoscere un territorio particolarmente votato al turismo. Il turismo costituisce una delle risorse fondamentali della nostra regione. Noi è una regione, come sappiamo, bagnata da due mari, con un punto centrale di riferimento che è stata e sarà ancora Matera, capitale della cultura. Però ci sono delle città che possono essere dei paesi che contribuiscono a rendere la regione il più attrattiva possibile. E questo è il nostro impegno di farla conoscere. E chi meglio dei tour operator, di chi si dedica al turismo per portare le persone a conoscere il nostro territorio. Stiamo portando avanti delle iniziative, ci sono stati anche dei bandi per favorire l'attività del turismo, bandi a cui potranno partecipare i tour operator, ed è importante far capire come la regione è una regione estremamente ospitale. Noi abbiamo dei percorsi che mettono in contatto le persone con quello che è il mondo della semplicità, ma nello stesso tempo è un mondo che fa riferimento a un'enogastronomia particolarmente avanzata. Ci sono dei percorsi da fare in montagna che sono unici, ci sono delle attrattive, mi riferisco al volo dell'angelo a Castelmezzano, al ponte tibetano, tutta una serie di attività che sicuramente hanno già visto in un momento difficile per la nostra terra molte presenze, e continuiamo in previsione della stagione poi estiva che questo turismo venga incrementato e la nostra regione possa essere sempre più attrattiva.